Ma salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tipo di video, dove di volta in volta andrò a reagire insieme a voi a tutti i vari meme che ogni volta escono sul web quando rilasciano qualcosa di legato a Pokémon. Non si tratta ragazzi di un format che mi sono inventato, è un tipo di format che ho visto da dei Poketubers americani, magari vi lascio anche le fonti in descrizione, ed è una cosa che mi è piaciuta, penso sia un modo anche per avvicinarci, per parlare ogni tanto di qualcosa di diverso, per fare dei contenuti in maniera più leggera e soprattutto perché io amo i meme ragazzi, mi fanno veramente impazzire, e soprattutto quale migliore occasione per parlare del meme di Pokémon, perché quando non hanno rivelato la terza versione di Pokémon X ed Y e quindi il famoso Pokémon Z, si è memato su Zygarde per tantissimo tempo come del terzo leggendario di copertina non avere un gioco, perché Giratina, Kyurem eccetera hanno il loro gioco o comunque hanno il loro spazio come Eternatus, come hanno fatto dopo, mentre Zygarde no, a Zygarde hanno dato una forma perfetta, una forma alternativa che hanno messo in Pokémon Sole e Luna, quindi manco nella sua regione. Zygarde è stato proprio trattato malissimo, non abbiamo mai saputo niente di questo Pokémon. E internet si è divertito a bullizzare il Pokémon. Quindi se in questo momento il meme di Zygarde che non ha un gioco è finito, è nato quello di Zygarde che il gioco ce l'ha. Quindi ho chiesto a un collaboratore di raccogliere un bel po' di meme su... ovviamente Oliver voleva essere considerato. Non perdiamo quindi altro tempo ragazzi e partiamo con le reaction ai meme di Leggende Pokémon Z. Ok, allora, il primo meme è un classico, Charizard. Abbiamo Charizard X, abbiamo Charizard Y, quindi vuoi che non ti mettano anche Charizard Z? Quindi ovviamente sul web stanno già tutti fremendo o si stanno spaventando, come nel caso di questo meme, a pensare che appunto avremo l'ennesima forma di Charizard. Charizard ha addirittura saltato una generazione e non ha avuto una nuova forma, quindi è molto probabile appunto che vedremo un'altra mega evoluzione per Charizard. Questo invece ci mostra come potrebbero essere i Pokémon da trovare nell'erba alta in Leggende Z, perché hanno mostrato questo, breve spiegazione del memino. In pratica in Pokémon Bianco e Nero 2, a differenza di Pokémon Bianco e Nero 1, è presente il cosiddetto giardinetto di Austropoli, alla quale si arriva se non sbaglio tramite le fogne, ed è forse l'unico punto in cui si possono, di tutto il mondo Pokémon, in cui si possono catturare dei Pokémon selvatici. Forse l'altro è ad Alola, se non sbaglio si possono trovare i Grimer di Alola nella città. Appunto, quindi, dato che a quanto pare l'avventura sarà tutta quanta a Luminopoli, ci si sta chiedendo come sarà possibile trovare questi Pokémon, e questa appunto potrebbe essere una possibile soluzione. Meme con Shrek, anche questo un grandissimo classico. Unima, Johto, Unima, Johto, Unima, Kalos, perché ovviamente completamente a caso siamo ritornati a Kalos quando tutti stavano urlando alla quinta o alla seconda generazione. Questo qui invece è un meme abbastanza famoso, uno di quelli che a me fanno più ridere, dove il protagonista di Pokémon X ed Y chiede a Delizio: perché piangi Pokémon? Questa era la linea di dialogo base, e hanno semplicemente aggiunto una Z, perché ovviamente ci mettiamo a piangere per il fatto che finalmente Pokémon Z è arrivato. Qui invece abbiamo un commento sul fatto che potrebbe essere il gioco Pokémon peggiore di sempre. Questo perché, vi ricordate quanto era frustrante andare a raccogliere le fiammelle di Spiritomb? Ecco, immaginate fare la stessa identica cosa con le cellule di Zygarde. Già era frustrante farlo ad Alola. Pensate farlo in Leggende Z? No, io non ci voglio manco pensare ragazzi, veramente potrebbe essere una tragedia, non è un tipo di quest che mi piace, ho odiato fare quella di Spiritomb, anche perché lì per incontrare Arceus la devi fare per forza, quindi è un memino che mi mette anche un po' in allarme. Qua invece ragazzi, altro classico, Pokémon Leggende 6, Pokémon Leggende Kyurem, no, qui sotterrati abbiamo Pokémon Leggende ZA. Quest'altro invece ragazzi fa riferimento direttamente al Presents, in cui abbiamo base meme tratta direttamente da SpongeBob, in cui si affaccia Squiddy, ti fa intendere quanto siamo rimasti impassibili di fronte ai piccoli titoli e quanti invece ci siamo esaltati semplicemente vedendo il simbolo della mega evoluzione, perché penso che ragazzi siamo esplosi tutti quanti. Una gif sempre ripresa da Shrek, ovviamente base meme perfetta Shrek. Zygarde che guarda Zekrom, Reshiram e Kyurem.
ovviamente perché, come abbiamo detto, era l'unico leggendario che fino ad ora, no, l'unico terzo leggendario che fino ad ora non aveva il suo gioco. Questo qua invece è una sorta di fumetto, quindi fatto in più parti. Questo qua praticamente si collega al mio episodio di Oscuro Tuffo, ragazzi, perché abbiamo Luce di Leggende Arceus, finalmente tranquilla perché è potuta ritornare nel presente dopo essere stata strappata da Arceus, dovuta andare nel passato per sconfiggere Etero, eccetera eccetera. Quindi che si gode appunto il fatto di essere tornata a casa, di aver terminato questo calvario, e accade qualcosa. Accade che arriva Arceus, la trascina via perché deve portarla alla casa. Infatti vediamo Arceus con il suo piano di riqualificazione di Luminopoli. Questo è veramente bellissimo, ragazzi, perché io appunto ci ho fatto anche un video, quindi è la perfezione. Chissà appunto se torniamo effettivamente indietro nel passato, quindi di nuovo siamo strappati dalla nostra stanza per andare a battere creature leggendarie, oppure saremo semplicemente dei nativi del luogo che faranno cose. Se invece mostra Etero insieme al suo Togekiss, che in francese chiede al giocatore se abbiamo mai sentito parlare delle cellule di Zegarde. Ma quanto sarebbe assurdo rivedere sempre Etero che viaggia magari nel multiverso, o viaggia attraverso il tempo, e si fissa ogni volta con un leggendario differente per fare cose. Tra l'altro guardate quanto è bello il suo Togekiss con i baffetti. Veramente. Questo ragazzi, altro meme, veramente il meme di Pokémon, Zygarde che tiene, come nella scena di AZ, il logo di Pokémon Leggende ZA, perché ovviamente finalmente dopo 3000 anni, in realtà 10, è Leggende ZA, quindi Pokémon ZA è finalmente arrivato. Ok, qua abbiamo la centrale chiusa. Anche qua vi ho parlato delle famosissime centrali chiuse di Pokémon X ed Y. Hanno messo la famosa cantina dell'attacco dei giganti. Non so se lo conoscete, comunque è una cantina che viene menzionata tantissime volte all'interno dell'opera, fino a quando non si scopre finalmente che cosa c'è effettivamente in questa cantina. Però rimane un mistero per tantissimo tempo, quindi hanno fatto questo parallelo con Pokémon X ed Y. Mi chiedo quindi se vedremo queste centrali, però le vedremo secondo me soltanto se sarà ambientato pochi anni prima, perché non credo che mettano delle centrali di questo tipo che sono abbastanza recenti nelle Leggende ZA se è ambientato 80 anni prima. Questo si collega a Paldea, se non sbaglio è tratto da Red e Toby, mi pare si chiamasse così, in cui ci siamo noi che abbandoniamo il nostro povero Pokémon leggendario che abbiamo avuto per tutta l'avventura a Paldea insieme a noi. Lo abbandoniamo perché dobbiamo andare ovviamente verso la decima generazione e verso Leggende Pokémon ZA, quindi purtroppo i leggendari a cui ci siamo più affezionati probabilmente rimarranno da soli per sempre. Questo qui invece, ragazzi, è Zygarde attaccato ad un respiratore, che ovviamente si è ripreso perché adesso potrà essere protagonista. Abbiamo poi Pokémon Legends ZA, e ovviamente Pokémon Pizza, perché la mappa è tonda, quindi il meme si scriveva sostanzialmente da solo. Questa qua, ragazzi, credo che sia la mia preferita. Avete presente, no? Che Etero ha dei vestiti simili a quelli di Arceus, e soprattutto che Etero è probabilmente uno degli antenati di Camilla, perché ci somiglia molto. Quindi qui hanno preso Dianta, gli hanno messo dei vestiti che riprendono Zygarde, e l'hanno resa possibile villain di Leggende ZA. Anche questo quanto sarebbe assurdo, cioè io ci spero di una roba del genere. Comunque è bellissima che abbiano messo nei capelli quella sorta di scaglie che ha sulla schiena Zygarde. Assolutamente per adesso il best meme su Leggende ZA. Tra base meme famosissima, ragazzi, sei bellissima come il giorno in cui ti ho perduto, ovviamente riferito alla mega evoluzione, meme tratto da Ribelle. Questo qua invece, secondo me, fa nascere un altro meme, quello di Flygon. Perché qua sta piangendo guardando Pokémon Leggende ZA? Perché dovete sapere, ve ne ho parlato in passato, che la mega evoluzione di Flygon non convinceva abbastanza ed è stata tagliata. Noi non sappiamo, purtroppo non abbiamo dei design, delle bozze, eccetera. Quindi forse abbiamo speranza che anche il meme di Mega Flygon cancellato possa effettivamente finire come è stato per quello di Zygarde. Quindi speriamoci, perché avrei tanto voluto vedere la sua mega evoluzione, ragazzi, ma veramente tantissimo.
Anche questo è bellissimo. Questo qua non c'entra niente in realtà con ZA, ma c'entra semplicemente con Pokémon X ed Y. Lo conoscevo già, però mi fa sempre morire da ridere. In pratica a Luminopoli, quando la visiti la prima volta, ti dicono che c'è un blackout e che nessuno può passare. Però siccome ci sono gli NPC che possono farlo, è stupidissimo vedere il costruttore che ti dice non puoi passare con una persona che gli passa comunque dietro. E anche questo qui, vecchio, vecchissimo, me lo ricordo che era uscito ai tempi di Korokora, ancora quando c'erano le scan, quando appunto avevano annunciato tutte le mega evoluzioni nella rivista, ed era uscito questo mega Klinklang formato da un sacco di Klink che con questa sorta di automa, una roba veramente tremenda, e alcune persone c'erano cascate perché effettivamente è fatto molto bene. Già la mega evoluzione sembrava... Oliver! E già la mega evoluzione sembrava una roba assurda, quindi l'hanno riportato su questo meme e hanno scritto finalmente è tempo della mega migliore di tutte. Sono d'accordo, perché io arrivati a questo punto lo voglio. L'ultimo meme invece, ragazzi, su un possibile Zygarde phone. Chissà, anche qua faranno una roba del genere, avremo la nostra edizione limitata dello smartphone con la cover di Zygarde, non lo so. Quello che vedo però è bellissimo, mi piacerebbe un sacco averlo. Chissà, perché anche in quel caso effettivamente non ci stavo pensando, però dovremmo avere qualcosa di simile a leggende come mappa eccetera, perché non, se siamo troppo indietro nel passato non potrà esserci qualcosa di troppo tecnologico. Non tirato fuori per adesso questo Zygarde phone. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questo video, se vi è piaciuto, se vorreste rivedere questo format in futuro con tutti gli altri trailer che usciranno nel corso dell'anno, perché io li guardo sempre, veramente sono super informato sui meme, mi piacciono un sacco, ogni tanto ne pubblico anche che realizzo direttamente io, come questo qua che state vedendo, perché mi piacciono veramente tantissimo, e reagire in video insieme a voi non mi è dispiaciuto, vi dico la verità, a me fanno veramente un sacco ridere. Ci vediamo nei prossimi giorni con tantissimi approfondimenti su leggende Pokémon ZA. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito anche oggi e alla prossima.